Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati da nuovi di unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto la nuovissima HyperX Alloy Elite, modello che è uscito da poco in commercio e che va a affiancare la precedente HyperX Alloy che abbiamo già recensito. Partendo velocemente dalla confezione, possiamo osservare il classico design e il packaging della HyperX. Nella parte frontale troviamo in bella vista l'immagine illustrativa della nuova Alloy Elite, che rimane una tastiera full layout, quindi dotata di tasserino numerico, aggiunge un set di tasti multimediali più altri tasti extra nella parte superiore della tastiera stessa, come possiamo già vedere, ed un comodo poggiapolsi che vedremo a breve in questo video unboxing. Il layout di digitazione purtroppo rimane inglese, come possiamo notare qui in basso a sinistra. HyperX non ha ancora commercializzato per il nostro paese, a differenza di altri produttori che si sono man mano adeguati nel tempo con il layout italiano, appunto il layout italiano. Nel retro della confezione troviamo le principali caratteristiche della tastiera, che vedremo velocemente in questo unboxing e spiegheremo anche meglio nella recensione scritta, come sempre. Dunque, all'interno della confezione troveremo un classico opuscolo, cartoncino con i ringraziamenti da parte dell'HyperX per aver acquistato il prodotto, un classico manuale di istruzioni in diverse lingue, tra cui anche l'italiano. A seguire il poggiapulsi, facilmente removibile grazie a dei ganci nella parte inferiore. Nella parte di destra possiamo osservare il logo della HyperX, mentre nella parte di sinistra troviamo questa texture dove appunto poggeremo la mano principale che andrà a comandare i tasti WASD 1, 2, 3, 4, insomma quelli che ci serviranno a seconda del gioco che andremo ad utilizzare, e un poggiapolsi di medie dimensioni classico in plastica, e qua abbiamo un rivestimento soft touch con una texture che vedremo velocemente anche nei tasti di ricambio presenti nel bundle. A seguire troviamo un classico estrattore di caps per rimuovere i caps e sostituire con il set che troviamo nella confezione. Ed infine la tastiera, la HyperX Alloy Elite. Come potete notare, noi abbiamo già sostituito il set di tasti caps che accompagnano questa tastiera. Sono 8 tasti, sono 1, 2, 3, 4 e i tasti W, A, S, D, che principalmente sono quelli che vengono utilizzati nei giochi FPS. Passando alla tastiera stessa, quindi alla HyperX Alloy Elite, abbiamo sempre un design molto elegante e classico, grazie a una colorazione full black che verrà contrastata da una retroilluminazione di colore rosso, classica anche del precedente modello. La retroilluminazione è per singolo tasto, quindi ogni tasto verrà retroilluminato. Nella parte superiore possiamo osservare i tasti extra, e sono ben tre. Il primo ci permetterà di regolare l'intensità della retroilluminazione, il secondo di gestire i vari effetti di retroilluminazione, e il terzo ci permetterà di attivare la game mode e quindi disattivare il tasto Windows per coloro che ancora faticano magari a non cliccare accidentalmente e quindi evitare di tornare sul desktop. Layout di digitazione, come possiamo vedere, è inglese americano, come abbiamo già detto. Passando nel lato di destra, sempre nella parte alta, troviamo i tasti multimediali, e come per le Corsair, principalmente la K70 e poi vabbè, anche la K95, troviamo una rotellina per la regolazione del volume. Quindi HyperX continua a non utilizzare un software di gestione dedicato, ma potremo accedere alle varie personalizzazioni direttamente dalla tastiera stessa. Altri dettagli a richiamare il brand HyperX sono il logo nella parte superiore del tastierino numerico e il logo presente sulla barra spaziatrice. Possiamo osservare anche meglio il design della parte superiore della tastiera, che crea una sorta di avvallamento
e quindi, come dire, una parte aggiuntiva rispetto alla tastiera stessa. Quindi immaginate una classica Alloy dotata di una parte superiore che aggiunge appunto questi tasti extra. Ci spostiamo nella parte superiore frontale, dove possiamo osservare una porta USB 2.0 pass-through che ci permetterà di collegare eventualmente una pendrive o direttamente il mouse e quindi organizzare meglio il cablaggio sulla nostra scrivania, sulla nostra postazione da gioco. Ci spostiamo nel retro della tastiera, dove possiamo osservare questo design che a mio parere richiama molto le RAM sempre dell'HyperX e le Predator, grazie a queste forme geometriche. Nella parte centrale troviamo un classico adesivo con ulteriori informazioni. Nella parte superiore due classici piedini in plastica che potremmo aprire per rialzare un minimo l'altezza della tastiera, e i quattro classici piedini in gomma di forma rettangolare. Qui troviamo anche i due fori che ci permetteranno di innestare il poggiavolsi. Il cavo molto spesso rivestito in treccia di tessuto, e sono presenti due classici connettori USB non placcati oro che ci permetteranno appunto di sfruttare l'alimentazione della tastiera e più fornire l'alimentazione per la porta aggiuntiva USB 2.0 pass-through. La Alloy Elite viene fornita da HyperX in questo modello che abbiamo ricevuto con dei CRMX Red, ve li mostriamo velocemente. Nella parte superiore è presente il LED, come abbiamo già detto, e una tastiera con rilevazione per singolo tasto. Quindi ogni tasto sarà dotato del singolo LED. Piccolo dettaglio anche laterale, come dicevamo, che ci mostra meglio diciamo la struttura principale della tastiera più quella superiore dove sono presenti i tasti extra, tasti multimediali. E con questo è tutto, veniamo, andiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com, dove troverete ulteriori immagini, i nostri testi, i nostri approfondimenti e le nostre valutazioni e conclusioni circa questa nuova tastiera d'HyperX. Un saluto a tutto lo staff.